Ha srotolato una roadmap di cantieri, circa 300, che saranno avviati a breve in tutta Italia, anche grazie ad un decreto che sarà firmato dal governo in settimana. Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha ripetuto come un mantra che non c'è solo la TAV tra le infrastrutture di cui necessita il nostro Paese. Con il Ministro Danilo Toninelli ha presenziato al taglio della prima lamiera che servirà per la ricostruzione del Ponte Morandi a Genova. Una lastra prodotta nel nuovissimo stabilimento Fincantieri Infrastructure di Valeggio sul Mincio. Laddove c'era lo stabilimento Cordioli, oggi c'è Fincantieri che lo ha rilevato, riassumendo i 35 lavoratori che erano in cassa integrazione. Voi mi provocate. Non ve lo faccio vedere tutto, perché... però questa qui, mentre voi fate polemica, ovviamente cercate di aizzare la polemica, noi lavoriamo. Questa è una mappa della penisola italiana alla quale io ho lavorato questo fine settimana. Non ho lavorato solo alle lettere TAV, sto lavorando a questa perché col ministro Toninelli abbiamo completato la mappatura e ho anticipato da domani saremo sui cantieri. Quindi noi rispondiamo agli operatori economici in modo concreto. Noi saremo, abbiamo promesso a Genova, faremo di tutto per essere a fine dell'anno a inaugurare questa importante infrastruttura. Non c'è nessuna identità, il Movimento 5 Stelle diceva, ed ha avuto ragione, ma tanti anni fa quando è nato, che quel progetto era sbagliato. Vogliamo dire che il Movimento 5 Stelle ha avuto ragione, aveva ragione e ha ragione, ma lei con una Sicilia che non ha collegamenti, una Puglia che la 106, una Calabria con la 106 ionica che deve essere conclusa ed è fermata da anni, lei impegnerebbe miliardi di euro per fare quel buco della montagna che termina tra 15 anni o per far viaggiare normalmente famiglie e imprese in quei territori? Però quel lavoro che abbiamo fatto ci permette di andare seriamente a parlare con tutti gli interlocutori del caso e a dire all'uno impegnati i soldi che avevate promesso sulla base dei quali noi spendiamo di più come Italia nella tratta transfrontaliera e all'altro magari che sarebbe utile rivalutare un progetto che oggi si dice che c'è un meno grande come una casa, non perderemo 300 milioni e neanche un soldo di penale.